Cari colleghi, ancora una volta ci tocca di parlare dei problemi di Trenord. Cercherò di sintetizzare nei pochi minuti che ho a disposizione il contenuto della ITL 4009, che è un'interpellanza abbastanza articolata e corposa che tocca diversi punti e diverse criticità che abbiamo evidenziato all'interno, che ci sono state evidenziate sulla gestione di Trenord. Allora, facciamo presente che con l'arrivo del nuovo direttore del personale, che è avvenuta a marzo del 2018, si risulta l'assunzione di 5 nuovi dirigenti, nonostante le evidenti problematiche di gestione dell'azienda. Tra l'altro, nei mesi di maggio e di giugno, la struttura della gestione del personale di Trenord ha convocato alcuni dipendenti e ha consegnato una lettera dai toni, a nostro avviso, intimidatori, dove dicono appunto, le facciamo presente che la società tiene sotto controllo e valuta la sua su base continua la sua prestazione lavorativa, riservandosi di intraprendere tutte le azioni a disposizione a tutela dei propri interessi e della regolarità del servizio. Cosa succede? Che qua si contesta a questi lavoratori l'utilizzo di permessi riconosciuti dalla legge per motivi di salute o familiari. Quindi qui abbiamo un'azienda pubblica che contesta ai dipendenti l'utilizzo di permessi consentiti dalla legge. Questo, a nostro avviso, è quantomeno strano. Inoltre, facciamo presente che non vengono riconosciute in maniera corretta i 2 euro di indennità fissa per ogni regolarizzazione effettuata a bordo treno. Questo è stato evidenziato anche da una sentenza del Tribunale di Milano, la numero 1645 del 2018, con la quale appunto il Tribunale di Milano condanna Trenord al pagamento di questi indennizzi e alle spese di soccombenza di 10.000 euro. Okay? Ne deriva quindi, poi c'è stato un altro problema ancora, che è quello legato agli APA, cioè agli aumenti periodici di anzianità. Trenord non riconosce i dipendenti, non attua il contratto in maniera corretta, per cui non vengono riconosciute queste indennità, questa retribuzione ai dipendenti. Ci sono state due sentenze della sezione lavoro del Tribunale, la 895 del 2018, la 1429 del 2018, con la quale appunto non solo si è accertata questa irregolarità, ma Trenord viene condannata al pagamento di queste indennità non riconosciute e ulteriore soccombenza alle spese legali. C'è poi il tema delle divise. Trenord ha inserito, ha assunto, ha preso, ha acquistato delle divise in maniera unilaterale, senza coinvolgere i sindacati, cosa prevista dal contratto. Abbiamo avuto l'RLS, che è il rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza, che fa presente a Trenord che quelle divise non andavano bene, banalmente non sono neanche marcate CE, tanto per intenderci. Trenord non solo non riconosce l'attività dell'RLS, fatto già di per sé molto grave, ma applica, come dire, attiva una mail interna per chiedere ai dipendenti di segnalare le criticità. Qui abbiamo avuto un dipendente che ha, con un atteggiamento a nostro avviso deprecabile, e noi per primi diciamo ha sbagliato il dipendente, contestato in maniera abbastanza colorita il tema delle divise, pur chiedendo scusa a Trenord. Applica una sanzione di una sospensione dal lavoro di 4 giorni. Infine c'è il tema dei tablet. I dipendenti dei Trenord hanno a disposizione un tablet da 4 anni. Questo tablet potrebbe migliorare la gestione del servizio di Trenord dei treni e invece non è ancora attivo oggi al 100%, quindi sono 4 anni che è in fase sperimentale. Facciamo presente che ci sono circa una settantina di persone che devono ancora oggi gestire la situazione dei treni con formato cartaceo. Se Trenord riuscisse a sbloccare il tema dell'informatizzazione, probabilmente si libererebbero anche delle risorse utili per migliorare il servizio. Quindi, facciamo presente e chiediamo all'assessore se ha conoscenza dell'assunzione di questi ulteriori 5 dirigenti, secondo quale modalità e criteri di selezione, nonché con quale qualifica e retribuzione sono stati assunti. Se, riconoscendo il ruolo di Trenord nel verificare e contrastare gli abusi ed accertare i livelli di produttività del personale, non ritiene eccessive ed intimidatorie le modalità adottate nei confronti dei lavoratori che hanno usufruito, ricordiamo, di benefici previsti dalla legge. Se è a conoscenza del mancato rispetto del contratto aziendale da parte di Trenord e della condanna da parte del Tribunale di Milano,
per quanto attiene il riconoscimento della remunerazione variabile del personale che effettua l'attività di controlleria, idem per il concetto degli APA. Sei a conoscenza della mancata applicazione degli aumenti periodici aziendali, appunto gli APA. Sei a conoscenza del mancato rispetto delle previsioni contrattuali relative al coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nelle scelte delle divise e quindi anche il danno economico che ha cagionato l'attuazione di questi DPI non conformi. Quali informazioni disponi circa l'iter del processo di dematerializzazione della documentazione necessaria allo svolgimento del servizio che libererebbe appunto del personale per migliorare il servizio. Grazie. Consigliere Verni, io evidenzio in apertura la difficoltà a rispondere a questa interpellanza per due ordini di motivi. Prima di tutto, poiché io parlo veloce, ma mi diventerebbe pressoché impossibile rispondere a tutte queste domande così puntuali, così di dettaglio, nei cinque minuti che ho a disposizione, quindi suggerirei sommessamente anche ai consiglieri che volessero appunto andare a questo livello di dettaglio magari di utilizzare uno strumento diverso dall'interpellanza, magari anche quella scritta che noi ci impegniamo a fare, a cui ci impegniamo a rispondere velocemente, però diventa difficile adesso in 5 minuti e mi diventa ulteriormente difficile rispondere poiché, come ben sapete, Regione Lombardia non è socia di Trenord, è concessionaria del servizio e diventerebbe non solo imbarazzante ma particolarmente illegittimo che Regione Lombardia come concessionaria del servizio e non socia di Trenord, di cui però è socia una partecipata quotata in borsa di Regione Lombardia, intervenire appunto e prendere posizione e dare indicazioni relativamente al rapporto tra Trenord e in particolare le sue maestranze, i suoi dipendenti. A maggior ragione poi vi dico che viene oggi trattata quando dopodomani, l'8 di novembre, ci sarà l'amministratore delegato Piuri in quinta commissione, quindi ritengo che probabilmente lì sarà la sede più opportuna, dovrebbe essere e sarà, immagino, la sede più opportuna per sottoporgli tutte le richieste, le richieste di informazioni anche di estremo dettaglio che appunto il consigliere Verni ci ha presentato, a maggior ragione poi con un consiglio regionale fissato ad hoc per la discussione sul servizio ferroviario in Regione Lombardia che appunto tratterà di Trenord. Quindi io, consigliere Verni, allo stato devo risponderle che non ho elementi per rispondere perché ho sottoposto la questione a Trenord e non mi è stata fornita risposta. Inventarmi delle risposte e delle valutazioni rispetto a questioni che non attengono direttamente alla sottoscritta intesa come rappresentante di Regione Lombardia mi diventa complicato e non vorrei che questo poi avesse dei riflessi anche giuridici rispetto a quanto lei ha espresso. Quindi io, ripeto, mi trovo nell'impossibilità di risponderle e chiedo, ma penso di trovare in lei sostegno in questo senso, di sottoporre queste le stesse domande direttamente tra pochi giorni, poche ore, cioè giovedì, all'amministratore delegato e perché no, magari potremmo farne oggetto di discussione il 13 avendo più informazioni anche rispetto a quelle che sono delle circostanze assolutamente puntuali che lei ha evidenziato in questa interpellanza. Ovviamente non siamo contenti della risposta, cioè posso anche capire la sua posizione, però dobbiamo anche capire una cosa. Trenord si ostina a essere privata quando gli fai le domande e pubblica quando deve prendere i soldi. Ha quasi il 60% di FNM di Regione Lombardia. Trenord prende 412 milioni di euro pubblici da Regione Lombardia per fare un servizio pubblico. Guarda caso, quando gli facciamo le domande, Trenord è privata. No? Quando c'è da gestire il servizio, allora il servizio è pubblico, perché è sempre così poi alla fine. Oppure quando ha bisogno di interventi, si chiede comunque interventi al pubblico, non da ultimo l'intervento del Ministero che sta cercando di dare una mano al problema di Trenord. Quindi la non risposta dell'assessore la capiamo, perché è il gioco che fa Trenord da 9 anni, cioè da quando è stata creata, e lo capiamo, però evidentemente non ci soddisfa. Perché non ci soddisfa, anche perché sarà, come dice Trenord, un'azienda privata, ma gestisce un servizio pubblico con soldi pubblici. Quindi questo giochino prima o poi dobbiamo cercare anche di chiarirlo, perché sennò non c'è modo di controllare che attività fa Trenord. Chi controlla l'attività di Trenord? Cioè qui abbiamo una Regione Lombardia che in parte è anche azionista di Trenord, no? E ma è sicuramente cliente di Trenord, sicuramente è cliente. Chi controlla Trenord? A questo punto io faccio la domanda a voi, a lei assessore, a chi devo fare queste domande per avere queste risposte? Giovedì interverrà Piuri in commissione, potrebbe essere un'occasione. Il 13 faremo un consiglio dedicato, sarà un'altra occasione. Se lei ha comunque qualche risposta scritta su quel foglio, magari gliene chiedo una copia se ce l'ha.
Ovviamente non siamo assolutamente soddisfatti, perché è un'azienda, ripeto, che a nostro avviso è fuori controllo, perché a tutti gli effetti nessuno controlla Trenord, okay? E questo non può andare avanti così, non esiste che nessuno controlli l'attività di Trenord, e non ci sia verso di avere risposte da Trenord. Grazie.